fate, proprio come essere a casa. Vi presento il prossimo gruppo, chiamiamo Mary De Padova alla voce, al basso Mirko Berardi, alla batteria Luca Filippi, alla tastiera Elia Marinelli, alle chitarre Andrea Giardi, Danilo Giorgi e Marco Guidi. Suonare dai 40 ai 50 minuti, altrimenti c'è la penalizzazione. Voglio sentire un applauso perché, se non ricordo male, correggetemi giuria, è il gruppo più giovane della quinta edizione di X Factor. Cioè, no? E quindi loro sono i Roy Boys. Buonasera.
Bravo, bravo. Thank you.
ci spara un po' di fumo che è un caldo che si muore. Grazie. Un applauso per Tom. Di Purple, ma abbiamo scoperto che è una cover, cioè loro hanno fatto una cover di una canzone di Billy Joe. Non chiedetemi chi sia perché non lo so, però so io chi è Billy Joe. Yeah.
grazie al compositore del testo, grazie Guido. Andiamo avanti noi. Vai, un classico del rock.
grazie. Tom, ti chiedo se mi puoi stare un attimo la merita qua. No, dalla spia, qua. La cantante. Adesso noi vorremmo interpellare il pubblico per scegliere quale delle due canzoni fare dei Green Day. E la prima opzione è Silent Night oppure Boulevard of Broken Dreams. I'm not afraid to die.
canzone. Si chiama Ice Speed. I risultati non mi sono arrivati, ma dovrebbero essere
già stati tirati. Quindi farei un altro applauso perché tu hai 16 anni, giù? Cioè, a 16 anni, fatevi sentire. Il più grande ha 23 anni, quindi sono giovanissimi. Il gruppo più giovane di della quinta edizione di X Factor, quindi... Complimenti ragazzi. Un altro complimento che suona pure il violino. Ma chi che parla? Il tastierista, diciamo, la tua sinistra. Pensavo fosse uno della giuria. Infatti, ehi, allora... Cos'è che... Suona anche il violino. Cantare suona il violino. Molto bene, iniziamo con Luca Volpinari questa volta. Sei pronto, Luca? Ragazzi, siete tutti sul palco? Sì, prego, venite avanti, yeah. Io sto da parte. Allora, mi sposto. Ok. Qui c'è un fumo che non si vede niente. Fumo, cioè, può parlare chiunque. Allora, secondo me siete stati bravi. Io ricordo, cioè, vi ho visti nei quarti di finale e non vi ricordavo così. Secondo me questa sera siete stati, forse avevo bevuto di meno, esatto, qualcuno suggerisce. Questo non si sa, però ne dubito. Ne dubito. Cosa si può dire? Per me è un 8. Un 8 per Luca Volpinari. Dovete scusarci se facciamo tutti così, ma qua veramente non si, cioè, non vediamo niente. C'è un va bene, passiamo a Roberto Ciavatta. Stavolta sei il secondo, va bene? Grazie, mi auguro di non ripartare nessuna birra. Thomas, sto fumo che lo raccogli quando lo spari, però. Allora, io parto con le critiche. Le critiche sono che, considerazioni, mi dicono giustamente, avete troppe chitarre, si sovrappongono e quindi fanno poi disordine, quindi è difficile ascoltare, spesso e volentieri ci sono forse troppi rumori, quindi dovreste ridurre il vostro organico. Un'altra cosa è i cori, io soprattutto su Hush, sui Deep Purple, i cori vanno fatti quando si riesce veramente a trovare la quadra. Ma finite le critiche, parto con le lodi, perché secondo me sono più le lodi rispetto alle critiche. Hush, Deep Purple. Io vi chiederei di fare i Deep Purple fra qualche anno, fra 4, 5, 6 anni. No, l'elogio viene dopo, l'elogio viene dopo. Si stanno dando la coda qui sul palco, non si vede, ma... L'elogio viene dopo, però l'elogio è sulla voce, sulla voce. Allora, io prima mi sono mescolato un po' al pubblico e ho chiesto se qualcuno conosceva questi ragazzi per dirmi l'età. Ho beccato il fratello che mi dice ha 16 anni, beh, è una bellissima voce per avere 16 anni, un'ottima voce per avere 16 anni. Applauso a me. Io consiglio, anzi, per la voce, perché in alcuni passaggi anche di Ash, dei Deep Purple, mi ricordavo Susie and the Banshees, che probabilmente voi conoscete. Susie and the Banshees sarebbe una musica, una voce ottima per le tue qualità, quindi dovreste andare anche su quella strada là. Io non ero presente alla volta, diciamo alla prima esibizione che avete fatto, mi hanno detto che avete fatto molti passi avanti sia sull'aspetto scenico sia su, diciamo, alcuni elementi che sono arrivati dalla giuria. Io penso che la cantante abbia carattere, moltissimo carattere. Sono qua con la mia fidanzata, quindi non ho secondi fini, no, ha veramente molto carattere.
Quindi io tecnicamente il gruppo è composto di giovani, devono ancora molto crescere, quindi tecnicamente non è un gruppo maturo. Probabilmente il gruppo precedente era più maturo tecnicamente, però potenzialmente le capacità ci sono, vanno verificate alcune cose, appunto io ho cercato di dare alcuni elementi. Il mio voto è soprattutto sulla prospettiva 9. Un 9 per Roberto Ciavatta. Bene. Passiamo a Francesco Ceccoli. Nel frattempo io mi sposto di qua perché so che tra poco arriva Franco con i risultati e non voglio disturbarmi. Qui avete il vostro primo fan, Guido, che... dopo vi spiegheranno il perché di questo... Giusto, sì. Ciao. Era qui come un ma. Ciao Francesco. Ciao. E niente, io faccio un paio di considerazioni, vero Ciavatta? Allora, io non sono d'accordo sul fatto che tre chitarre siano troppe. Tre chitarre, non so, cioè, vanno gestite bene. Cioè, nel senso, tre chitarre ci possono stare. Chiaramente i pezzi che hanno fatto, la maggioranza dei pezzi che avete fatto, tre chitarre sono superflue, quello sì. Però con tre chitarre si possono fare tante cose che non si possono fare con due o con una. E quindi sfruttatele, questo può essere un valore aggiunto, ecco. E niente, che altro? Io vi tratto, siete giovani, siete bravi, vi tratto come un gruppo adulto, quindi faccio delle critiche che farei a un gruppo di trentenni, ok? Faccio questo perché sennò vi tratto come i bambini, dico bravi, 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 invece no, perché giustamente andate trattati come... Questa è una critica che mi viene, ho fatto anche l'altro gruppo di ragazzini e non ha a che fare con essere giovani, sembra che a volte riproduciate delle movenze stereotipate che hanno a che fare con lo stare sul palco, col cercare di trovare una propria identità, è normale. E a volte eravate proprio nel pezzo, vi stavate divertendo, suonavate concentrati, altre volte invece gigionevate un po' e secondo me questa cosa non è venuta, cioè a me non è piaciuto troppo, ma questa è una critica che faccio così, è il mio gusto personale. E il batterista ha fatto dei fill un po' troppo arditi, a volte perdeva il tempo. E bravi che avete fatto la canzone vostra, avete fatto una canzone propria, mi siete piaciuti per questo. Due canzoni proprie, ok, ne ho riconosciuta solo una. E ragazzi, tenetevi stretti questa cantante, perché senza di lei... No, è molto brava, ha una gran personalità, sa stare sul palco, anche se non si muoveva troppo, per me era perfetta. A 16 ho detto qualcosa, no, la sto usando. Inizia! E ecco, questa è una cosa mia, non la prendete a male. Io dai giovani, dai ragazzini, mi aspetto un ripensamento della musica, non una riproposta del rock. A me sto rock di Purple tanto di cappello, però cioè, giovani, io voglio qualcosa che vi faccia scoprire un nuovo modo di concepire la musica, ecco. Vorrei che provaste anche a muovervi in questa direzione, perché secondo me il rock che proponete è molto bello, divertente, ma l'ho sentito anche, insomma, l'ho già sentito. Detto questo, dopo tutto questo sfracellamento di maroni che vi siete giustamente sorbiti, io vi do 7. Un 7 per Francesco Ceccoli. Passiamo all'unica donna della giuria, Sara Montanari. La Sara, sì. C'è Guido che mi fa, mi dice, ma è la Sara, sì. Sì, sì, sembra strano per me. Tutte queste responsabilità. Ho dei disturbatori. E Lea, via. Tra l'altro, noi ci conosciamo già. Chi? Io e Rodolfo. Ah, pensavo io e te. No, va bene, però. Sì, c'era anche più concerto. Sì, esatto. Facevo parte della giuria, ricordo di avervi dato 7, vero? Sì. Bravi, sì, così mestamente. Mi ha fatto molto piacere che tutte le critiche che vi abbiamo fatto l'altra volta siano state accolte con una maturità molto più alta dei vostri anni. Tutto quello che vi avevamo detto di migliorare l'avete fatto. Mary, brava, hai abbassato il leggio. Non c'era il leggio, non è il suo. Ok, perfetto, ancora meglio.
hai interagito col pubblico sia tra una canzone e l'altra, che comunque anche mentre cantavi, e quindi mi sei piaciuto un casino. Bravi. L'altra volta vi ho dato 7 e questa volta invece 8. Un 8 per Sara Montanari. Passiamo all'ultimo giurato, il filosofo Leonardo Bollini. Essere o non essere. Questo è il problema. Una rockstar. Mo sono l'ultimo, quindi ho poco da dire, perché molto è stato detto dai miei saggi colleghi. Quindi ricalco completamente quello che è stato detto, soprattutto dal collega Checco. Ceccoli. Dunque, come la prima cosa che mi è saltata all'occhio, appunto, che siete troppi su quel palco. Nel senso, gli Eagles, ci sta che gli Eagles avessero 3 chitarre, perché armonizzavano tutto quanto, gli assoli. Quindi, chiaramente, più si è sul palco, com'è che l'avevo scritta? Più ci si aspetta che questo gruppo faccia con questi musicisti, quindi create armonie, assoli, storie di questo tipo. E ribadisco anch'io che la cantante è molto brava, è bravissima e può dare ancora di più, quindi crescendo la tua voce anche diventerà molto più forte. E Ash, Deep Purple, torno sul tema dei Deep Purple, che è una cover, ok, ma cazzo, anche i Kula Shaker, anche i Gotthard hanno di fatto la cover dei Deep Purple, vabbè, non sapete chi sono i Gotthard e i Kula Shaker, ma questo è uno dei primi brani che io da giovane ho fatto, la mia prima cover, appena l'ho sentita mi è venuta la nostalgia di questi bei tempi di cui si iniziava a suonare 20 anni fa. Beh, niente, dai. Il suo voto. Inizia la festa, quindi vi do 8. Uno. Anche a voi. Molto bene. Suonate sempre i Deep Purple, mi raccomando. Ragazzi, volete dire qualcosa? Anche, non lo so. Quello che volete. Ringrazio tutti per supporto ai voti, tutto. Se si mandaste a fanculo, oppure ci diceste che le nostre critiche vi fanno. Cioè, sarebbe bello avere una discussione, anche un litigio, cioè tipo insultarsi un po'. Cioè, no. Dire, ha senso proprio per questo. No, volevo dire che, ecco, questa volta la voce era molto più presente, molto più chiara, e grazie anche a Thomas che ha aggiustato il tiro. Grazie a me, grande Thomas, cazzo! Appunto, continuiamo con Thomas, io ti odio, proprio, veramente. Non volete dire nient'altro, ragazzi? Sicuri? Sì, lui vuol dire qualcosa. Che abbiamo accettato le critiche che ci avete fatto la volta scorsa, abbiamo cercato di migliorare, e quello che avete detto questa sera sembra che ci siamo abbastanza riusciti. Grande grazie. Molto bene. Bravo. Lui qua Io ringraziare tutti voi, sia la giuria che il pubblico, ma soprattutto Guido, che è da qualche parte che si nasconde. E spiego il perché ha fatto High Speed, che è il nostro singolo, e in più ha cantato anche Mente, che è l'altra nostra canzone. Quindi è stato un supporto fondamentale per il gruppo, per tutti. Sono i paragoletti di Guido questi, quindi fatti vedere Guido, dai. Fai una sfilata. Un applauso a Guido! I vostri pezzi sono, cioè, contate su quelli, andate avanti così, perché sono molto, avete una sicurezza quando suonate quei pezzi, che è diversa da quando fate le cover, giustamente, e siete più belli, quindi inediti ancora meglio. Molto bene, allora, sono arrivati i risultati, però nel frattempo che l'altro gruppo si raccoglie qua sul palco con noi, io continuerei con gli applausi per ringraziare di nuovo Thomas, Sir Andrei e Andrea Canini, i fonici della serata, ragazzi. Che non è facile stare dietro tutte
richieste, cambiamenti. Farei un applauso più forte alla giuria. Stanno facendo buco, vabbè. No, dai ragazzi. Che cazzo volete? Che cazzo fa? Vai Francesco che trovi da lì. Di merda, stronzo. Francesco, allora. Vai, sei tu che stai fomentando le no, volevo chiedere un applauso più forte di tutti quelli che avete fatto per Franco, che è lì, e tutto lo staff del Birraio che permettono ancora musica dal vivo e questi concorsi. Ragazzi, ci siete sul palco? Manca il tastierista, chiedo. Tra tre pezzi. Mentre aspettiamo il tastierista, io volevo fare un applauso a Daniela che è presente sempre. Provo. E allora, Guido, fuori! Bene, il tastierista che arriva tra tre pezzi, a metà arriva, va bene? Dov'è Leo? Eravamo d'accordo anche in questo caso, cioè, arriva tra un po' il tastierista, scusate. Dove cazzo è Leonard Cohen? No, arriva tra un po', cioè, anche qui no, è entrata lo vogliamo questo. Sul palco anche okay, perché... Okay. Eccolo! Vi ricordo che il vincitore di questa... Grande! Il vincitore di questa serata andrà direttamente in finale sabato 9 maggio contro i vincitori di sabato prossimo. Quindi ragazzi, la finale è la finale. Facciamo un altro applauso a questi due gruppi, più forte che potete, perché non è facile, non è sempre facile stare qua sul palco. Io mi sento un'intrusa, tipo, vabbè. Vabbè, siete... Bene, siamo arrivati alla fine. Devo premettere che, ragazzi, chi vince siete stati due gruppi fantastici, l'esperienza spero che sia stata per voi bellissima, indipendentemente da chi vince o meno, siete comunque qua, quindi è già una gran cosa. Devo dire che il voto della giuria è pari, quindi il vincitore di questa serata l'ha fatto il pubblico. E quindi potete menare i vostri amici dopo, chiunque, come sempre forse, un più 5 per i gruppi di rimeno. Premio trasferta, non lo so, chiedono un premio trasferta, non lo so. Comunque il voto della giuria sia per il primo che per il secondo gruppo era di 40 punti, vince per 2 punti in più e va in